Ciao a tutti e bentornati ai video di Natale. Oggi voglio fare un look con la nuova collezione di Wycon, la Candyland, quella che è uscita per Natale, ma non ho acquistato la palette perché insomma dal sito mi sembrava intrigante, poi l'ho vista dal vivo e ho detto vabbè, c'era solo il verde che poteva interessarmi, però ne ho uno di Colourpop che è un po' simile. Quindi ho acquistato principalmente prodotti viso. Ecco qua la borsetta con dentro tutti i prodotti che andremo a provare oggi. E quindi faremo un look Wycon, però con prodotti viso usati anche sugli occhi. Andrò ad utilizzare anche prodotti che avevo già, quindi di una collezione passata. Però insomma vedremo bene quelli che ho acquistato. Quindi sigla e si comincia. Allora, beh, ci saranno un paio di prodotti non Wycon, perché tipo il mascara, eccetera, non ce l'ho, il brand, ne ho già tanti, quindi ho preferito non acquistarli. Però della Candyland Collection ho preso la Bougie Lip Pencil nella tonalità Rebel Onion, ed è la più scura, se non sbaglio. È una classica matita in legno gigantesca, guardate che roba. Questa l'ho pagata 8,90 euro. Sì. Ho acquistato poi uno dei rossetti classici della linea Girl Boss, il numero 6 Exclusive Mauve. Questo è il pack esterno, molto carino, rosa e dorato. E questo è il pack primario, anche questo rosa con il dettaglio oro. Ed è costato 7,90 euro. Poi ho preso due Party Cheeks, ovvero i duo viso, questi qua. C'è anche una palette da 4 con due blush e due illuminanti, ma mi sono piaciuti di più questi. E anche questi hanno il pack esterno rosa e oro. E il pack primario è bellissimo perché sembra una saponetta. Allora, ho acquistato la colorazione 04 Sunset Light e la 03 In The Club. Questa qui, la 03, è molto carina. Questi li ho pagati 22,90 euro l'uno. Per ultimo il pezzo forte, ovvero il Candy Bling Highlighter. Questo qui è un po' strong come highlighter, si chiama proprio Candy Bling ed è un illuminante totalmente glitter, cioè proprio sono glitter puri. E questo l'ho pagato 10,90 e sì, questo è pazzesco, insomma penso che sia il pezzo forte della collezione, se non sbaglio era uscito anche l'anno scorso, però come illuminante mi sembra too much, quindi lo useremo sugli occhi. Ok, oh signore, ultime parole famose, se mi vedete piena di glitter è perché ho già provato a fare due look e sono risultati tutti e due un disastro, quindi spero che questa sia la volta buona. Sono già in ritardo prima che cominci dicembre perché mi sto prendendo per tempo, oh signore, vabbè. Come base applico un correttore, questo è il Camo Concealer di ELF nella tonalità Light Sand. Nella via esterna vado a sfumare il Matte Film ombretto liquido, questo era della collezione Genderless ed è la tonalità 7 Dark Nude, e per applicarlo scelgo un pennellino da sfumatura come questo. E siamo al terzo fail, ma ho deciso che andrò avanti e che questa sarà l'ultima volta che mi lascio abbindolare dai prodotti occhi quantomeno di Wycon, perché non è possibile, non è possibile, che poi ci ricascherò sicuramente,
ma voglio ricordarmi tutto questo. Siccome l'ombretto si era fissato praticamente subito, ho preso un po' di olio viso, ho intinto le setole del pennello e sto cercando di sfumarlo un po', anche se non è proprio l'effetto che volevo, ma comunque, insomma, andiamo avanti. Comunque, se vi interessa un po' questa collezione, eccetera, e andate in negozio a vederla perché secondo me sul sito i colori sono molto 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 sfalsati e rischiate proprio di sbagliare totalmente. Ad esempio, io non avrei mai pensato di prendere il rossetto che ho preso, così come non avrei mai pensato, guardando dal sito, di prendere queste due palette o comunque una delle due, non so se forse l'altra, sì, la Inda Club, che poi si è rivelata essere la più carina, perché appunto sul sito i colori sono molto 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 sfalsati. Anche la palette sembra molto più calda e invece vista dal vivo ha delle tonalità più fredde. Non ho ancora usato niente della collezione, ma tant'è, vado a scegliere la Tanturing nella colorazione Cool and Dark Mauve. Anche questa faceva parte della Genderless Collection e vado a prelevare un po' di terra con un pennello da sfumatura in modo da intensificare un po' l'ombretto e sfumare meglio. Dalla Party Cheeks Palette nella tonalità 03 in the Club, con lo stesso pennello da sfumatura vado a scegliere il bronzer matte, in modo da creare un'ulteriore sfumatura nella piega più interna. Dalla Sunset Light invece scelgo l'illuminante e lo applico nel resto di palpebra. Ok, qualcosa l'abbiamo portato a casa. Meno male. Assieme a questi prodotti ho preso anche il Flexi Point Ball Eyeliner, che è l'eyeliner che fa anche i puntini, questo qui, e lo vado ad applicare sia nella palpebra inferiore, e poi vedremo di fare un puntino. Ok, vado adesso ad applicare i glitter e per farlo scelgo un primer, questo è di Essence, glitter primer ovviamente, e lo posiziono qui dove voglio applicare i glitter. Comunque questo sa di caramelle ed è forse la cosa più bella di tutte. E ho detto tutto. E quindi vado a prelevare con lo stesso pennellino un po' di glitter e li vado ad applicare sulla palpebra. Passo quindi al viso e applico il Pear Facial Oil di Pure Aura. E come fondotinta scelgo il Break Rules, sempre della Genderless Collection, nella tonalità NV20.
Prima di andare avanti vi chiedo un regalino di Natale. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un commentino e un like qui sotto e soprattutto seguitemi su tutti i social, Instagram, TikTok, Facebook, eccetera, eccetera. Aprite l'info box e trovate tutti i link, mi farebbe davvero tanto, tanto, tanto piacere. E se vi va, fate uno screenshot del video, condividetelo nelle stories di Instagram e taggatemi, così poi io vi ricondivido. Ok, dopo aver applicato correttore e cipria che ho saltato perché comunque non erano del brand, vado adesso a scolpire un po' il viso sempre con la Tenturing Cool and Dark Mauve. Per il viso scelgo il duo In The Club e inizio con il blush. Devo dire che questo duo è il mio preferito. E vado a scegliere anche l'illuminante, che è bellissimo. Oddio, sembra fucsia. Allora, c'è da dire che più che un illuminante è un blush luminoso, perché come potete notare soprattutto qui ha una buona componente colore che, come avete visto sul pennello, sembra fucsia ed è molto bello, molto carino. Vabbè, io adesso ho esagerato, ma ci sta. Sulle sopracciglia applico il Painting Eyebrow nella tonalità Ebony. Ok, applicato anche il mascara, andiamo a prendere l'eyeliner con la punta pallina e andiamo a fare due puntini vicino alle ciglia inferiori. Ok, mancano le labbra e inizio con la Bougie Lip Pencil con un nome super simpatico, ovvero Rebel Onion. Carina, molto, è anche molto morbida.
quando si stende. Termino quindi con il Girl Boss Lipstick nella tonalità Exclusive Mauve, la 06. Ok, a mio avviso non è proprio un mauve, è un rosato. Io penso al Malva un po' più freddo, però è molto carino, è anche un bel colore. E quindi tutto bene ciò che finisce bene. Abbiamo portato a casa il trucco di oggi. Yeah! Che dire, se dovete acquistare qualcosa di questa collezione prendete i duo per il viso e anche i rossetti, l'illuminante non mi sono azzardata ad applicarlo sul viso, però insomma non lo so, non mi ha convinto al 100%, non mi ha convinto del tutto, più che altro perché è bello perché è profumato, però pensavo che i glitter fossero un pochetto più luminosi, sono molto molto fini e olografici, sì è carino, però decisamente almeno per me non per il viso, e se volete dei glitter perché li usate tanto per gli occhi, allora va mediamente bene, comunque ho provato glitter un po' più interessanti. I duo viso sono davvero pazzeschi perché hanno questo blush matte, ma soprattutto l'illuminante è molto carino, quindi vi consiglio questo prodotto qui di questa collezione. Anche il rossetto molto 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 bello, così come la matita, perché è molto morbida e facile da applicare. Come vedete il rossetto non è super matte, ma ha un tocco un po' luminoso, è molto confortevole addosso ed è pieno davvero fin da subito, e poi questo colore mi piace davvero molto. Sì, sono contenta di averlo preso. Vi ricordo di andare a vedere le colorazioni in negozio se ce l'avete vicino, perché appunto dal sito sono un po' sfalsate. Dal sito io questo colore qui non l'avrei mai acquistato, ne avrei presi altri molto più freddi e grigiastri che non mi sarebbero stati diciamo bene come questo, quindi andate in negozio oppure cercate bene gli swatch online. Ad ogni modo spero di esservi stata utile, io vi abbraccio e vi aspetto domani, ciao!